Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. In questo video, come vedete dal titolo, vi dico qualche segreto per cercare di evitare i noduli alle corde vocali. Prima di tutto, se vi piace il mio canale, iscrivetevi, così mi aiutate a mantenerlo, così riesco a fare più video per voi. E se avete qualche domanda da farmi potete scrivere nella description box qui sotto, oppure sono anche su Instagram e anche su Facebook. Partiamo dicendo che ogni persona è diversa, ogni cantante è diverso, quindi c'è chi è più predisposto, c'è chi non avrà mai problemi anche se tratta male la propria voce. Quindi partendo da questo, il primo consiglio che vi posso dare è sempre quello: studiate, preparatevi, riscaldatevi, allenatevi, fate conto che siate come un ballerino che deve fare la spaccata. Il primo giorno non ci riesce, il secondo neanche, passano i mesi e fai una spaccata perfetta. Ovviamente c'è chi arriva prima, c'è chi ci arriva dopo, c'è chi è più portato, c'è chi è meno portato, anche fisicamente parlando, c'è chi è più resistente, chi è meno resistente. Quindi il primo consiglio è appunto quello di studiare e di prepararvi. E legato a questo consiglio vi dico: sarebbe perfetto, sarebbe benissimo se riusciste a farvi seguire da un insegnante, da un vocal coach. Perché? Perché vi può guidare e spiegare come utilizzare la vostra voce nei vari registri, nei vari momenti delle canzoni, come farlo in modo sano, in modo da non danneggiare le corde vocali, da non affaticarle troppo e da evitare errori che magari voi fate e non vi accorgete di fare, perché anche chi è un bravo cantante e sentiamo, diciamo, una bella voce, non è detto che la usi in maniera esatta, ok? In maniera giusta e in maniera soprattutto sana. Quindi, se potete, prendetevi un bravo vocal coach, se non potete cercate di fare un po' da voi seguendo un po' quello che c'è nel web, visto che adesso si trova di tutto, ma non solo nel mio canale, ce ne sono anche altri, però cercate appunto di tutelarvi e di studiare prima. Questo è il primo consiglio. Lo so che tutti sarete già: che palle studiare, che palle, ok, lo sapevo. Però è la verità, ok? Se potete poi avere qualcuno che vi aiuta, ancora meglio. Il secondo consiglio riguarda il riposo. Altre palle. Che palle di nuovo. No, allora parliamo seriamente. Se siete un cantante che canta occasionalmente, ok. Se siete di quei cantanti che cantano tutti i giorni, se cantate spesso e soprattutto quelli che lo fanno per lavoro o per hobby seriamente, quindi quelli che cantano nei gruppi, che cantano quindi nei pub, nelle discoteche, nei ristoranti, al karaoke sempre, eccetera, voi, oltre quelli che lo fanno di lavoro chiaramente e anche quelli che parlano per lavoro, voi dovete assolutamente riposare la voce dopo che avete cantato, perché questo è l'unico modo per cercare in tutti i modi di evitare di farsi del male alle corde vocali. Come quando prendi una storta al piede, il medico cosa fa? Ma ti smetti la crema, quello che è, ma soprattutto ti dice stai a riposo, perché l'infiammazione si deve riassorbire fino a che il piede, la caviglia, quello che è, si riprende. Stessa cosa per le corde vocali: se voi vi fate del male, ok, alle corde vocali, si arrossano, come si dice, si gonfiano, quello che voi dovete fare dopo è lasciarle ritornare perfette come erano prima, ok? Perché altrimenti cosa succede? Si inspessiscono, si ingrossano, si creano delle, diciamo, delle dunette, no? Che poi sbatti perché le corde vocali fanno così, no? E se c'è un qualche danneggiamento da qualche parte, sboom, 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 alla fine eccolo là che viene fuori il nodulo. E parlavo proprio con una persona l'altro giorno che faceva il cantante di lavoro, lo faceva all'aria aperta, lo faceva tutti i giorni e cantava tutto il giorno. Questa persona non aveva studiato, probabilmente non aveva preso le precauzioni come riscaldamenti vari, almeno questo io credo, e soprattutto essendo che cantava tutti i giorni non riusciva granché a riposare la voce, e adesso parla così, parla, non ha più voce, quindi ha dovuto smettere. Perciò dico anche a tutti quelli che mi scrivono: Ale non riesco a cantare Celine Dion, Ale non riesco a cantare Ariana Grande, anche i maschi che me lo chiedono, perché non riesco a cantare Ariana Grande, perché non riesco a cantare Michael Jackson, Freddie Mercury, eccetera, cioè quelli che sono la up nell'Olimpo dei grandissimi cantanti, vi dico: ok, fate le vostre prove, però cercate sempre di non andare troppo sul difficile, troppo sopra la vostra asticella, e soprattutto, se proprio volete, cercate di farlo con calma e cautela, poco alla volta, e poi
Riposatevi, altrimenti la vostra voce prima o poi potrebbe abbandonarvi. C'è chi, anche i ballerini, ballano fino ai 90 anni, c'è chi a 40 anni ha finito la carriera perché fisicamente tutti i nostri fisici sono diversi e vale la stessa cosa per i cantanti. No. Passiamo all'esercizio che dovete fare dopo aver cantato, ok? Io vi dico sempre, prima di cantare dovete riscaldarvi e fare il warm up. Ok, quindi via a lip roll, lip trill, quindi queste cose qua, vari humming, tutte queste cose qua dovete farle prima, cantate, poi alla fine del vostro concerto è assolutamente, io direi, necessario fare il warm down. Sarebbe come, come si dice quando fai... All'inizio fai stretching e poi quando hai finito la palestra cos'è che devi fare? Ci vado spesso in palestra, avete visto? Non me lo ricordo come si dice. Comunque, noi come lo facciamo con la nostra voce? E cercate di arrivare fin dall'alto del vostro registro fino a scendere finché incontrate il vocal fry. Se non sapete cos'è il vocal fry, vi metto il link al mio video qui sotto nella description box, ma comunque è quel suono della voce che fa così. Con questo suono massaggiate le corde vocali. Ecco, vi assicuro che se avete cantato tanto e sentite la voce che vi fa male, che non escono più i suoni, a me succede quando vado a fare i concerti perché ti fanno cantare due ore e mezza con la gente che vuole i bis, finché tu proprio non sai più dove tirarla fuori questa voce, e mi succede questa cosa di aver male, fastidio, perché comunque anche magari il repertorio è difficile. Dopo 5 minuti, ok, sento di nuovo la voce nuova. Come se fossi tornata indietro, ok? Nuova, rinasce. Perciò mi raccomando ragazzi, ricapitolando, studiate, fatevi aiutare da un insegnante se potete, altrimenti cercate in tutti i modi di informarvi come utilizzare la vostra voce. Terza cosa, riposo. Dopo che avete cantato tanto, la voce deve stare in silenzio per un bel pezzo. E fate il warm down ogni volta che avete cantato tanto e che sentite la voce affaticata. Va bene? Io vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere. Non è che vi voglio stressare, ragazzi, però veramente qua è dura. Spero di esservi stata utile. Vi abbraccio e vi mando un grande bacio. Ciao!